ringrazio tutti, sono stati molto, molto presenti e interessanti. Cercherò di rispondere, diciamo, raggruppando in tre punti. Allora, il primo è il tema del, diciamo, credito bancario. L'avvocato ha raccolto un punto assolutamente giustissimo, cioè nel confronto Italia soprattutto, ma diciamo Europa e Stati Uniti, si vede che le imprese, nel caso anche europeo e italiano soprattutto, hanno 80% di crediti bancari e 20% di strumenti di finanziamento diversi. In America hanno 70% di strumenti diversi e 30% di credito bancario, quindi c'è qualcosa che non torna. Il problema è quello di qui, è del punto giustamente. L'impresa ha sempre pensato di avere pochi soldi, quindi andare in banca e farsi finanziare con il credito tradizionale. Nei prossimi 5 anni, con la Capital Market Union, che è stata lanciata a livello europeo, che è un passaggio fondamentale, questa cosa si dovrà riequilibrare, quindi dovremmo arrivare a molto più mercato e molto meno credito bancario tradizionale. Vi posso già dire che le banche stanno facendo resistenza, ma questo non ci sorprende più di tanto. Temo che però invece sia una battaglia di nuovo sulla quale vale la pena spendersi molto, perché il mercato significa alla fine più etica rispetto a un rapporto bilaterale non paritario. Devo anche dire che sul punto del fatto della piccola impresa, come fa a iniziare per altro lavoro, anche qui ci sono degli strumenti interessanti, sono nuovi, tipo crowdfunding per esempio, però alla fine il concetto è quello che l'imprenditore, è vero, può fare ricorso a un venture capital piuttosto che al credito, ma prima di tutto un po' di soldi deve avere, quindi è difficile dire, soprattutto per dei giovani che provano a lanciarsi in questo settore, però bisogna trovare il modo di fornire del capitale, non del debito. Questo è uno delle grandi scommesse. Sul tema della cartolarizzazione e del fatto dei prezzi che ballano, che variano a seconda, io sono, per il mestiere che faccio, per chi rappresento qui, un grandissimo assertore del mercato. Penso che uno dei punti fondamentali sul tema della cartolarizzazione, ma non solo di questo di cui stiamo parlando oggi, ma in generale delle cartolarizzazioni, possono essere uno strumento molto importante. Cioè, ogni tanto si accumulano questi crediti e vengono venduti con un normalissimo altro strumento. Tutta questa cosa avrà successo intanto in quanto si svilupperà un mercato secondario. Cioè, se ci sarà un mercato tipo la borsa o il mercato secondario di titoli di Stato in cui ciascuno di noi può vedere un prezzo, allora funzionerà, perché uno vede che è 20 deve essere 20, se uno gli va a proporre 32 non lo prende, voglio dire. Oggi purtroppo questi strumenti, siccome sono illiquidi, non hanno un mercato secondario, i prezzi saltano. C'è chi dice, ah, io le ho comprate 10, io le ho comprate 52. Quindi credo che uno dei punti importanti di tutta questa storia sia se riusciamo a fare qualcosa per avere almeno un po' di mercato secondario. Un piccolissimo dettaglio a proposito delle azioni delle banche, per esempio nel caso più tipico, le azioni delle banche non hanno un mercato secondario e ci sono tanti poveri signori che sono, non citiamo i casi, ma proprietari di azioni di banche popolari, di case di risparmio, che pensano che continuino a valere due volte i mezzi propri. Se uno guarda le azioni del Monte dei Paschi vale anche 0,50 dei mezzi propri, e non è detto che il Monte dei Paschi sia peggio di altre banche, anzi. Quindi se non c'è un mercato secondario è una cosa che non funziona. Per quanto riguarda le regole, diciamo, l'altro punto, cioè il punto su cui tutti credo che siamo sentito molti avvocati, io non sono avvocato, mi scuso se sono impreciso, ma il concetto di fondo è binomio, trasparenza o divieto. In questo paese si tende a scegliere sempre il divieto, io penso che invece bisogna puntare sulla trasparenza, quindi quello che si deve chiedere in queste vicende, giustamente la Consul ci guardi perché è messa lì per fare quello, è che le cose siano trasparenti, le informazioni vanno date anche se c'è un conflitto di interessi, basta che lo si sappia però e venga detto, non se lo tiene nascosto. Ultimissima cosa, no, le cartolarizzazioni abbiamo detto, ah sì, solo per farmi venire malestando per andare attraverso il bando prossimo, vi cito un episodio a proposito della diversificazione. Sono stato recentemente invitato ai 40 anni di una nota casa di fondi di investimento che ha avuto un'idea sanguinante. Ha invitato quattro simpatici vecchini che quando è nata la società e quindi quando è nato effettivamente il mercato dei fondi di investimento, cioè a metà degli anni 80, hanno messo i 10 milioni di allora in un fondo bilanciato che era ancora più stupido di questo mondo, solo che dopo hanno giustamente pensato ad altro, o forse hanno pensato ai casi loro, e li hanno lasciati lì. Sono passati 40 anni in cui i 10 milioni di euro sono 350 mila euro. Uno dei miei dice, ma io non ho visto tanto male. Cioè, lì, va bene. Dice, ma li vende adesso? Dice, no, teniamoli qui che salgono ancora.
Questo per dire che a volte una diversificazione finanziaria, io vi dico subito che mi sono alzato di bagno a piangere in questo dopo 5 minuti, ma che cazzo ho fatto io tutti questi anni? Voglio dire, mi mettevo lì, vabbè, però questo è detto, no? Ma il concetto è questo, cioè un portafoglio equilibrato, quindi diversificato, si regge molto meno lo stress al mercato finanziario finale.